Ecco, mi ho visto come aggiungere un'immagine di sfondo, vediamo come avere una telecamera che si muove con i movimenti del mouse. Gli script, che tra l'altro ce ne sono diversi disponibili su internet, alcuni, non so, li ho trovati per esempio qua, Godot Camera Control, e questo script qua funziona abbastanza bene, quindi ve lo suggerisco, vi metterò il link nel corpo nella descrizione del video in modo tale che possiate usarlo anche voi. Comunque gli script sono, in questo caso sono due scriptini, sono un Camera Control GD, Camera Control GUI GD. E in realtà se ne possono fare molti altri simili. Comunque, cominciamo a vedere come aggiungerli. Quindi bisogna scaricarsi questi due script. Io l'ho già fatto, quindi ho già Camera Control GUI e GD, quindi prendiamo dove ce li avevo, dove li ho scaricati. Poi per scaricarlo basterebbe anche qua che andiate o sul singolo script, alternativamente potete fare RAW e fare la copia proprio di tutto questo script. Oppure facciamo così, la cosa più semplice. Quindi questo qui, Camera Control GD, copiamo tutto questo e andiamo nel nostro progetto e ci costruiremo degli script, quindi aggiungeremo due script fatti in questo modo. Quindi per farlo possiamo andare qua, possiamo fare nuovo script. E questo camera questo script lo chiameremo camera control.gd, ok, doppio clic, e qui gli metteremo l'incolla di quello che è il nostro. Vedete che questo qui è uno script che è inteso essere messo alla camera, quindi noi andiamo nella camera, gli aggiungiamo lo script. E lo script in questo caso vedete che lui cerca un camera.gd e noi invece gli diremo camera control.gd. Se facessimo girare questo script in questo momento avremmo un errore. Vedete che manca camera control GUI GD. Quindi noi andiamo a costruirlo, quindi facciamo tasto destro, nuovo script, facciamo uno script che si chiama camera control GUI GD. Lo creiamo, gli andiamo a mettere dentro il contenuto, quindi il contenuto lo troviamo camera control GUI, RAW, control A, control C. Andiamo qua, CTRL A, CTRL V, CTRL S, salviamo il tutto. Ora dobbiamo bloccare questo, CTRL S, e poi proviamo a rilanciare il nostro schermo. Ok, vedete che adesso il nostro, vediamo che risponde esattamente alle nostre movimenti del mouse. Si muove il mouse a destra, in alto e in basso. E se faccio ESC, vedete che compare la possibilità di impostare le caratteristiche di questo scriptino. Ma noi adesso faremo una piccola cosa, quindi entriamo dentro la scena main.tscn, che è questo dove c'era solo una camera, e aggiungeremo alcune cose giusto per vedere che siamo in grado di muoverci. Quindi cosa facciamo? Inseriamo un mesh instance. In questo momento la mesh instance che è questa. Andiamo a vedere che non c'è la mesh e gli mettiamo un piano. Ok, vedete che è comparso il piano. E poi questa mesh possiamo, se vogliamo, ampliarla, quindi ci saranno le trasformazioni, rotation scale, e quindi noi possiamo mettere 10,
10 e 10, qui diventa un bel piano che eventualmente possiamo testurizzare e poi ancora ci mettiamo un piccolo cubo, quindi ci mettiamo un'altra mesh che sarà di tipo cubo, cube mesh, ok? Questa qui è un pochino grossa, quindi 1, 1, 1, gli mettiamo 0,1. 0,1, 0,1, quindi il cubo vedete, è grosso così, lo spostiamo, lo giriamo, insomma abbiamo messo sostanzialmente un oggetto e poi andiamo a vedere dove è la nostra camera è un po' lì e la nostra camera la spostiamo, la alziamo in modo tale da, e la incliniamo in modo tale che la camera sia che punti che faccia vedere. Per vedere cosa fa vedere la camera, anteprima, vedete che iniziamo e vediamo cosa vedrebbe la camera. Ora, se rilanciamo la nostra scena, dovremmo vedere effettivamente quello che abbiamo visto prima e in più con le frecce, vedete che possiamo avvicinarci, possiamo allontanarci e possiamo spostarci. Quindi possiamo, esplorare una scena 3D con dei comandi, tra l'altro qui vedete che la velocità possiamo controllarla, senso max speed la facciamo un po' più alta, quindi escape e quindi qui abbiamo, vedete, ecco così adesso si è allungata, quindi vedete che stiamo spostando la telecamera. Ecco, notate che quando si sposta la telecamera lo sfondo rimane sempre uguale perché quello è il cielo e non subisce modifiche rispetto al movimento della telecamera. Quindi in questo caso è un po' strano perché dovrebbe muoversi quando la telecamera si muove, ma ricordate che lo sfondo serve per avere il cielo sostanzialmente.